Le 837, questa è Radio DJ. Ora io non so nella sua pagina LinkedIn o diciamo nei suoi social come si presenta, perché ho letto sei voci. Troppe cose. Diciamo, quelle che oggi non ci interessano è autrice, esatto, conduttrice e vabbè, cantante, anche se cantante, poi ne parleremo. Su DJ, ma non lo so, Annalisa Minetti, buongiorno e benvenuta su Radio DJ. Buongiorno. Dimmi come va? Va tutto bene? Come ti presenti adesso tu, Annalisa? Cioè, qual è la tua sportiva fondamentalmente? Atleta, probabilmente. Beh, sono una super atleta, mi piace rappresentarmi. Beh, caratterialmente sono soprattutto un atleta, okay. Emotivamente una cantante. E noi li abbiamo conosciuta, chiaramente poi lo sentiamo, quando hai vinto Sanremo nel 1998, poi hai avuto una carriera insomma molto longeva, particolare. E quando c'è stata la passione rinfiammata per lo sport professionistico? Quando ho perso sicurezza e rispetto alla mia persona come donna, e ho scoperto che lo sport paralimpico esisteva, prima non era così noto, e mi sono attaccata a questo cordino, ho incominciato a volare, a dimenticare che non vedevo, stavo meglio, e da quel momento ho capito anche che avevo un talento. Mennea mi disse che era una velocista, che avevo delle bravissime, delle buone insomma possibilità nel paralimpico, e con Andrea Giocondi, che era un ottocentista, abbiamo provato i primi 800, sono arrivati i primi risultati, e poi nell'arco di 2 anni mi sono trovata a stringere una medaglia al paralimpico. Ricordiamo, hai vinto il bronzo a Londra 2012. Aspetta, però lo precisiamo, quello è un oro, ci tengo a dirlo. Ah, sì? Eh sì, perché dovete sapere che nel paralimpico purtroppo le classificazioni mediche sono un po' farlocche, nel senso che soprattutto nei non vedenti mettono e accorpano insieme gli ipovedenti, molto poco ipovedenti, con i veri ciechi assoluti come me. Quindi eravamo 8 atlete cieche assolute, quindi con la benda agli occhi e col cordino e quindi la guida, e 2 che andavano da sole. Le hanno accorpate perché erano soltanto 2. Erano solo due, quelle 2 volavano perché erano assolutamente quasi vedenti, e io mi sono ritrovata a fare il record del mondo, perché la mia categoria T11 ciechi assoluti, ho fatto il record del mondo, quindi oro, ma siccome hanno accorpato mi sono passata al terzo posto e quindi bronzo. Mortacci de Pippo. Puoi dirci il tempo che hai fatto con il record del mondo? Perché 4:45. Allora, 4:45 vuol dire 3:05 al chilometro, ragazzi. Noi ce lo sogniamo. Quando correte faticate a 6 al chilometro. Ricordo molto bene che Andrea Giocondi a un certo punto, passaggio 1000, mi fa, all'800 mi fa, stiamo dietro la terza, stai tranquilla, stiamo qua, al culo basso, sta correndo male, è scomposta. A un certo punto mi fa, oh, passaggio al 1000, dimmi quanto fa 3x3, e io, in che senso? Dimmi, gli dico il risultato, lui, e allora cazzo sei lucida, corri! Bellissimo. Bello. Senti, l'abbiamo visto insomma anche con i risultati d'ascolto e con diciamo proprio la visibilità, finalmente anche lo sport paralimpico ha il posto al sole che merita, giusto? Finalmente ha quel posto al sole, ma in realtà è bene ricordare che non dobbiamo parlare di fenomeni, ma di persone e atleti che si allenano come chiunque altro. Sai, molto spesso questa suddivisione tra paralimpico e olimpico crea ancora una grande discriminazione. La gente vede questi come fenomeni, come supereroi. Non ci sono supereroi, anche perché molto spesso nel paralimpico, più che le medaglie che portiamo al collo, sono i percorsi che ci rendono speciali. Tra l'altro io conosco bene Annalisa, siamo amici, quando vai a pranzo con lei è una vera atleta, cioè mangia il riso, le cose, cioè, non è che lo fa così, diciamo, en passant, è proprio è lo stile di vita il tuo. Cioè, allora, prima mangiavo qualsiasi cosa, ma con la menopausa il riso è obbligatorio. Però adesso respiro 1 chilo, respiro un po' più forte, 2,5, che palle. Intanto ci stai dicendo a microfoni spenti, l'obiettivo adesso è Los Angeles. L'obiettivo è saltata a Parigi, ma Los Angeles è saltata a Parigi. Ho 48 anni, non è cosa semplice, ma io ci credo molto. Poi adesso con Stefano Cialella, il mio coach con le fiamme azzurre, stiamo pensando che Los Angeles c'è un posto che potrebbe essere veramente qualcosa di molto certo. Ok. E poi ci sono insomma altre possibilità, spero anche più vicine, no? Sì, ci potrebbero altre competizioni. Anche sì, ma assolutamente sì, non ci si può fermare. Un'Olimpiada tra 4 anni ne prevede poi tante altre gare, tante altre sorprese. È più bello vincere una Paralimpiade o vincere Sanremo? Sono 2 cose totalmente diverse. Allora, io sogno di tornare a Sanremo, perché adesso penso proprio che sia arrivato il momento, però vincere un'Olimpiade vuol dire rappresentare il tuo paese, è qualcosa di incredibile. Non vedi l'ora di scendere dal podio e abbracciare la tua famiglia e dire siete orgogliosi? Tua famiglia è il tuo paese, quindi sì. Noi hai reso veramente molto orgogliosi. Grazie. Questo è il pezzo con il quale ha vinto Sanremo Annalisa, e la cosa incredibile è che lo conoscono
veramente tutti a memoria. Veronica, di che anno sei? 90. 90, lo sa tutta, senza te o con te. Questa è Radio DJ. Cerco sulla radio la mia onda del cuore. Annalisa Minetti su Radio DJ, che è una di quelle persone che ti fanno sentire comunque sempre in difetto. Perché ma no! Perché come ci dicono in tanti, cantante, atleta di altissimo livello, simpaticissima, super mamma. Cioè, tu dici, che cazzo? Cucina da paura, ragazzi. È vero, tutto. Mi piace. Ma perché mi piace fare le cose, mi impegno, ecco. Sara da Roma ti ha visto quest'estate ad Anversa degli Abruzzi, sei stata fantastica, ci dicono di dirti. E poi chiedono se usi ancora l'aglio come metodo scaramantico. Che cos'è sta roba dell'aglio? Allora, ragazzi, mia cugina Lucia mi disse: oh, vai a Sanremo, non è una cazzata, quindi ti devi portare qualcosa che ti protegga dalle male lingue, dai serpenti. Faccio, ma che cosa? Tre spicchi d'aglio. E io prima di salire sul palco, ma dove cazzo la lingua? Li ho avvolti nella pellicola perché puzzavano da morire, e li ho messi dietro le mutande. Quindi avevo sto bozzo dietro, si vedevano sti tre spicchioni d'aglio grossi. Adesso io voglio andarmi a rivedere la tua esibizione il 98 e cercare di cogliere il dettaglio. Quindi hanno funzionato. Come tutte le persone più interessanti al mondo, Annalisa Minetti è completamente pazza, ragazzi. Diversamente pazzesca. Parliamo un attimo della Side by Side Run. Allora, sì, a parte la scelta della data, il 13 ottobre. Grazie, sono quella coglionata che ha scelto la stessa giornata del DJ Ten. Va bene. Intanto sicuramente qualcuno non riuscirà a venire a Milano, magari non vuole correre la maglia. Speriamo un bel po'. E invece tu hai organizzato una gara per permettere a tutti, io sarei veramente venuto, ero curiosissimo di fare la guida, cioè di vedere come funziona la persona che tiene il cordino, questo è fondamentale. La Side by Side Run è la corsa che unisce, quindi noi in un momento dove la società è comunque disgregata, confusa e disorientata, noi uniamo le persone al cordino, arriveranno tutti in coppia. Lo faremo in un territorio che va in qualche modo riabilitato, che è Tor Bella Monaca, quindi partiremo tutti dal centro commerciale Le Torri e saremo qui a Roma nelle strade di Tor Bella Monaca, Tor Vergata, faremo 10 chilometri, 5 tutti assolutamente obbligatorio col cordino e una bellissima camminata di 2,5 chilometri. Quindi siamo, io c'ho la Valeria Nazionale. Ah, c'è Valeria. E c'è Valeria Marini, ragazzi. Ma corre o cammina? Lei camminerà sicuramente farà la camminata, me la metteremo in coppia con quindi è anche un modo per provare l'esperienza, perché stavamo leggendo che l'Italia ha fatto veramente un figurone a queste Paralimpiadi. Sì. Il vero problema che abbiamo sono le guide, nel senso che abbiamo di atleti ne abbiamo tantissime guide poche. E quindi questo è un modo per diffondere il messaggio, infatti ci sarà Daniele Frongia che parlerà dell'importanza di fare i corsi per diventare delle guide. Insomma, il ministro Bodi ci ha chiesto di divulgare e promuovere lo sport come mezzo riabilitativo ed educativo. Io credo che lo sport è uno dei più grandi mezzi riabilitativi ed educativi. E soprattutto permette in qualche modo di superare ogni tipo di barriera, no? Cioè, questo qui permette di uscire di casa, ma anche non solo se sei una persona con disabilità, anche se sei una persona insicura, secondo me. Cioè, se è una cosa che ti dà un posto nel mondo. E per tutti quelli che hanno il sogno del cassetto di prendere parte a un'Olimpiade o una Paralimpiade, visto a Parigi il pubblico era lo stesso, una cosa incredibile. I palazzetti pieni. È una seconda chance che ti dai. Cioè, tu atleta che non sei andato bene, ti fai una seconda vita facendo la guida. Senti, c'era Linus che si faceva una domanda interessante. Nella bicicletta, no? Tu sei dietro fondamentalmente, giusto? Io sono in tandem. Ma ti devi fidare tantissimo della persona davanti. Io mi fido e mi affido, chiaramente come tutti i non vedenti atleti, ci affidiamo e ci fidiamo delle nostre guide, ma anche nella corsa non credere, perché nella bicicletta tu sei seduta, spingi da dietro, ma ti senti per assurdo molto più sicura. Ma quando corri, ogni buca, ogni cosa può diventare quello strumento col quale vai a terra e ti porti giù anche la guida. Oppure lui, per guardare te, non guarda i suoi piedi, cadi con lui. Eh sì, perché una cosa poi è correre in pista, no? Ovviamente ti aspetti che la pista non abbia buche, la maratona è un'altra però cosa. Però la maratona per strada, io ho fatto la maratona a Israele, vi assicuro, è stata Gerusalemme, è stata la più dura in assoluto. C'era la mia guida che mi faceva: no, Annalì, troppa bella, Annalì, ci sta la porta di Giova, Annalì, e io... Io mi sto facendo un culo esagerato. I San Pietrini, proprio le montagne. No, fermati. E quindi quante maratone hai fatto tu nella tua vita? Io per adesso 4.
4. Voglio fare Chicago, voglio fare adesso Valencia, farò maratona di Roma, 30 anni la maratona di Roma. A proposito di buche, cioè, cerchi. Roma è tra le più difficili, ma anche tra le più belle. Allora, secondo me, qui all'interno di Radio DJ una guida per la maratona di Roma te la troviamo. Linus non credo, ma Aldo Rock, Aldo, scusa, fatti sentire. Facciamo, prendiamo un impegno, facciamo la staffetta, potremmo fare i primi 15 km 1. 15, sono tavolo, è tutto tempo di gente, quindi, con lei. Non si fa per fare. Sai che velocità va? Infatti stavo dicendo questo. La facciamo rappresentativa, non per fare il tempo, la facciamo come se fosse un allenamento a quella che poi sarà quella dove farò il tempo. Quindi mi aiuterete a. Voi sarete tutti freschi, perché chi ne fa 15 non ne fa 40. Quindi mi spingerete al traguardo in maniera brillante. È andata, dai, accettiamo. Intanto, ragazzi, side by side. Rane 13 ottobre. 13 ottobre, mi raccomando. Mark Ambar, per concludere, chiamate Roma 3131, una mezz'ora veramente incredibile. Guarda, non facciamo in tempo a leggerti tutti i messaggi che sono arrivati per te. Erano belli? Bellissimo. Tanto bello. Affetto. Tantissimo affetto. Annalisa Minetti vi aspetta la side by side run. Abbiamo preso un impegno, poi a marzo, magari grazie anche a qualcuno di voi che si propone di fare, di aiutarci, faremo appunto o la mezza di Roma o vediamo se riusciamo a organizzare addirittura la maratona. Nel frattempo in bocca al lupo veramente. Grazie Annalisa per essere stata qui. Viva il lupo, vi voglio bene, grazie per l'opportunità. Un bacio a tutti, ciao Italia! Ciao.